7 ottobre. Davide gli disse: «Non temere, perché io non mancherò di trattarti con bontà». Seconda Samuele, capitolo 9, versetto 7. La bontà di Dio per te. Il re Davide aveva stretto un patto con Jonathan. Gli aveva promesso che avrebbe protetto lui e la sua famiglia. Dopo che Jonathan morì in battaglia, il re prese con sé Mefiboset, il figlio di lui, e lo portò con sé a palazzo, dicendo: «Non temere, perché io non mancherò di trattarti con bontà per amore di Jonathan, tuo padre. Ti restituirò tutte le terre di Saul, tuo nonno, e tu mangerai sempre alla mia mensa». Così come Davide usò bontà verso Mefiboset, Dio fa con ciascuno di noi. La Bibbia dice: «Dio vi ha perdonati in Cristo». Efesini 4, versetto 32. Egli ci accoglie non per ciò che siamo, ma così come siamo, grazie a quel patto sancito da Cristo alla croce. Per la fede in Lui siamo accolti e Gli apparteniamo. Mefiboset era storpio da entrambi i piedi e non poteva camminare correttamente. Allo stesso modo noi siamo erranti, eppure egli mangiava sempre alla mensa del re. Dio fa la stessa cosa anche per noi. Ci avvolge nella giustizia di Cristo e mette tutti i nostri peccati sotto il sangue e li cancella. Ciò significa che siamo sempre accettati da Lui, perché la Sua bontà dura per sempre.